della federazione e quindi protestano, ma non sanno esattamente che cosa fare, perché aspettano che la Croazia si occupi di loro, ma la Croazia in questo momento, che comunque è l'unica nazione perfettamente pulita, non ci sono altro che i croati in Croazia, che non ha accettato a far ritornare indietro nessuno, non dà ancora come aiuto a Erzegovina, che deve affrontare il fatto di essere europea e questo gli dà dei grandi attaccati terribili. In compenso c'è la Repubblica Srpska, che sono i grandi colpevoli, che vengono tenuti sotto la spada di Damocle di questa sebrenza che ormai il Parlamento europeo ha deciso sia un assoluto, praticamente un dogma. Io non credo nei dogmi, io credo che i dogmi si proclamano solo quando ci sono delle grosse incertezze. E questo Stato è così appeso per anni, ha nessuno preso una decisione, non funziona, non può funzionare. I musulmani sono sempre più legati ai paesi orientali, le scuole islamiche si sviluppano di più, molto denaro entra in Bosnia e questo denaro in effetti non serve per la popolazione, ma serve solo per fare moschee e scuole islamiche. Quindi non è una situazione allegra e in più è impossibile organizzare qualsiasi, non si può più organizzare uno Stato comune, anche se l'Occidente pressa molto, perché a un certo punto tutto torni sotto Sarajevo e Sarajevo sono i musulmani, per cui i croati non sono contenti e i serbi si rifiutano. Passiamo alla Serbia. La Serbia è sotto un ricatto continuo. Un ricatto continuo perché la Serbia romanticamente vorrebbe essere pro-Russia, però viene messa sotto pressione perché in Europa è nella NATO e credo che in parte ci siano anche dei serbi, oltre alla Bosnia forse anche parte della Serbia in questo trial and junction. Kosovo. Il Kosovo è una regione della Serbia dove praticamente è la culla della religione, ci sono i monumenti più belli dell'ortodossia, monumenti che risalgono al XII secolo e che devo dire esistono ancora perché i nostri soldati stanno qui a guardarli, perché altrimenti sarebbero già stati distrutti. E il Kosovo, voi sapete benissimo cos'è. Insomma, della ex Jugoslavia, che era in fondo una specie di utopia, perché vivevano insieme persone di diverse religioni e culture felicemente, è un disastro. E tutto questo disastro è avvenuto nell'indifferenza più totale. Arrivo al punto di dire che quando io parlavo delle cose che avevo visto, delle mostruosità, del risultato, per esempio, dell'uranio impoverito in Bosnia, dove la mortalità dei bambini e i tumori sono aumentati del 200%, la gente mi guardava come se io fossi pazza, oppure mi guardava in trasparenza, non esistevo più, ero diventata un fantasma, già questo è una cortesia, almeno non mi attaccavano. Però tutto questo è l'indifferenza, perché avete più sentito parlare della Jugoslavia e dei paesi balcanici. Quando se ne parla è soltanto per ricordare quanto cattivi erano i serbi. Ma in realtà una protesta per quello che è stato fatto non è mai stata fatta. E devo dire che a me personalmente questo aveva abbastanza depresso, per cui avevo deciso di non occuparmi di più, cioè di farlo personalmente. Io continuo a scrivere le mie cose, a fare le mie cose, a cercare di informare su quello che succede, ma non avevo, dicevo basta, che si può fare, si può fare. Mentre lavoravamo al libro di Mario e quindi ci sentivamo più o meno quasi ogni giorno, anche tre volte, un libro stupendo che leggendo perché è incredibile. A questo punto lui mi dice, sai, stiamo facendo un movimento non nato. E io ho detto a lui, se tu pensi che ci riuscirete è fantastico. E lui mi ha risposto, beh, almeno ci proviamo. E io che ero molto sconsolata, ho cominciato a dire, beh, però forse bisogna provare. Grazie.
adesso Ugo ti parlerà appunto dello stato di salute del diritto internazionale, delle implicazioni del quadro attuale, ci mancherebbe altro, solo chi vuole, ma certo. Prego, sull'ordine dei lavori, prego l'economia, perché ci stiamo comportando benino. Prego. Buonasera a tutti. Allora, scusate innanzitutto se mi avvarrò di una rigorosa traccia scritta al limite della lettura, ma faccio sempre così quando ho poco tempo a disposizione, come questa sera, per motivi organizzativi, non per cattiveria degli organizzatori, e così non corro il rischio di disperdermi. Ho dovuto fare, visto il tema che mi è stato indicato, suggerito, una dura selezione delle tante cose che si dovrebbero e si potrebbero dire su questo argomento. D'altra parte penso che 10-15 minuti bastino, perché altrimenti entrerei in contraddizione con me stesso, perché la tesi che andrò a sostenere è che parlare oggi, da tempo, ma oggi più che mai, di diritto internazionale è semplicemente tempo perso. Quindi vi farei perdere tempo e entrerei in contraddizione con me stesso. Come ricordava Luigi, mi è stato chiesto di parlare di lo stato di salute del diritto internazionale e poi qualche spunto in particolare per quanto riguarda la NATO. Beh, parlare di stato di salute è presto fatto, il diritto internazionale è morto, è sepolto, è in avanzata stato di decomposizione. Questo deve essere a tutti assolutamente ben chiaro, perché c'è invece ancora chi o tenta manovre di rianimazione o addirittura finge ancora di peso. Io credo di poter dire fingere, perché mi sembra veramente difficile che qualche giurista in buona fede possa chiederci realmente. Per quanto riguarda la NATO, una tesi molto semplice, la nostra adesione alla NATO è assolutamente illegale, incostituzionale, quantomeno dal 1999. Cerchiamo di vedere rapidamente perché vi rendete conto che occorrerebbe molto tempo per commentare molto bene, ma vediamo un po' le cose essenziali. Intanto, dato che sono tesi non molto diffuse, sono andato a cercare un po' di conforto per vedere se per caso così o un pazzo così che la pensava in questo modo. E invece no, mi sono trovato in ottima e molto autorevole compagnia. Autorevoli scrittori, giuristi, cito tra i tanti Salvatore Senese, già nel 2002, su questione giustizia numero 2, sosteneva: il decennio 1990-2000, che l'ONU aveva proclamato decennio del diritto internazionale, si è aperto con una guerra in nome del diritto, la guerra del Golfo, di cui parlava Luigi prima, e si è chiuso con una guerra in nome dei diritti umani, la guerra del Kosovo, così preparando la guerra al terrorismo che del diritto e dei diritti umani fa strame. I giuristi non sono innocenti. Mi è piaciuta questa affermazione finale di Senese, perché i giuristi non sono innocenti. Più avanti darò un altro esempio del perché non c'è innocenza da parte dei giuristi, ma in questo momento mi limito a dire che, come ho già anticipato, non sono innocenti giuristi nel momento in cui continuano a dare credito al diritto come strumento di risoluzione dei conflitti e delle crisi. Non tutti i giuristi, per fortuna, sono andato a cercare il Conforti, Benedetto Conforti, un illustre docente vivente e anziano in quel di Napoli, docente di diritto internazionale, in assoluto uno dei più autorevoli. Nella sua edizione del volume usato nelle università di diritto internazionale, l'edizione ho visto è la sesta del 2002, sono andato a pescare questa del 2002, come anche la dichiarazione di Salvatore Senese era del 2002, non a caso, perché siamo quindi un po' a calda, no? rispetto all'11 settembre. E Conforti dice: docente di diritto internazionale e ex magistrato della Corte Europea dei diritti dell'uomo, dice: resta insomma definitivamente confermata l'opinione che abbiamo tante volte espressa circa